Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite. Finalmente è uscito lo shop che riguarda tutte le skin di San Patrizio, tra poco lo andremo a vedere. Andremo a shoppare anche qualcosina, quindi mi raccomando ragazzi, cominciate a lasciare tantissimi like per questo video. Intanto su Fortnite cominciano a verificarsi diversi eventi. Ieri sera alle 9 in punto è apparso un bellissimo arcobaleno in tutta la mappa. Si può vedere da qualsiasi distanza ovviamente e poi viene riproiettato a seconda della zona in cui vi trovate. Quindi è visibile da tutte le parti della mappa e ovviamente da tutti i player che stanno giocando. Questo però ragazzi non ha niente a che fare con quello che riguarda la storyline, in quanto è solo un omaggio per la festa di San Patrizio, appunto attivo da ieri sera e che rimarrà in gioco fino a domani, ovvero 18 marzo. Di arcobaleno ne avevamo già visto un altro, ovvero quello che riguarda Loot Lake, quindi l'evento del cubo quando si è andato tutto a frantumare, dove appunto si sentiva questa musica paradisiaca che adesso ascoltate in background, ragazzi, madò. Comunque ragazzi, vi ricordate dell'elicottero che abbiamo visto qualche giorno fa per la prima volta in live? Subito dopo l'aggiornamento di martedì. Ecco, dal suo spawn iniziale, quindi precisamente nella zona nord in cui si trovava, si è andato a spostare nella zona est, un po' più sopra di rifugio ritirato. Si può dire che fino a ieri si trovava in quella zona in cui vi era posta l'ex tartaruga. Sempre ieri sera ragazzi, questo elicottero ha cambiato posizione. Adesso si trova sotto il circuito dei kart, quindi nella zona desertica della mappa, un po' più sopra di palmeto paradisiaco. È come se stesse facendo un giro in verso orario di tutta la mappa. La cosa che non mi spiego è perché questi movimenti, come se qualcuno appunto stesse scrutando tutta la mappa. Anche perché ragazzi, se notate bene, all'interno di questo elicottero vi è un telescopio che dovrebbe servire in questo caso per osservare qualcosa dalle lunghe distanze. Per il momento ragazzi, rimandiamo questa questione con un sacco di punti interrogativi. Come ben sapete, ormai in ogni season ci sono un sacco di mini eventi che poi portano a quello che è l'evento principale e finale della season stessa. Quindi vedremo ragazzi nei giorni a venire come andrà a progredire questa questione. Vi terrò aggiornati ovviamente sul canale e seguiremo se possibile ulteriori eventi. Detto questo ragazzi, ora ci spostiamo in quello che è il negozio oggetti, andiamo a vedere che cosa hanno aggiunto. Eccoci qui nel menu, andiamo subito a cliccare sul negozio oggetti e vediamo un pochettino che cosa c'è di nuovo. Sergente Trifoglio Verde ragazzi, l'avevamo detto, sarebbe ritornato ovviamente nello shop. Poi abbiamo pentola d'oro, abbiamo un po' tutto quanto verde ragazzi. A proposito di color verde ragazzi, oggi alle 15 dovrebbe uscire nel gioco una nuova modalità in cui il drop dovrebbe essere tutto non comune, quindi verde. Allora, sulla parte sinistra dello shop ragazzi sono rimasti i nostri due ninja, quindi Kuno e Kenji. Sulla destra invece abbiamo una skin che vi ho mostrato ieri sera tramite la live, il nostro rider fortunato, quindi il motociclista di San Patrizio. Alla destra sergente Trifoglio Verde, più quello che è il suo piccone pentola d'oro che è fantastico. E sugli oggetti giornalieri invece abbiamo Fortuna, che sarebbe una copertura, quindi una wrap di questo evento, più un backpack che è fighissimo ragazzi, si chiama Monete Fortunate. Andiamo a vedere tutto quanto nel dettaglio, clicchiamo subito sul nostro rider, eccovelo qui. Ovviamente ragazzi, come potete ben vedere, non è altro che una skin riciclata per questo evento, il solito motociclista con appunto i colori di San Patrizio. Il backpack va a rappresentare un trifoglio con un foro di un proiettile. Non male, non male come skin, però 1500 V-Bucks ragazzi, non lo so, fate un po' voi. Sergente Trifoglio Verde poi credo che sia l'acquisto più worth di questo shop quest'oggi. Vi portate a casa una super skin per soli 800 V-Bucks, perché ragazzi è davvero bella, è molto bella questa skin. Ce l'andiamo subito a prendere ragazzi, mi raccomando continuate a supportare questi video mattutini. Sapete sempre che è un piacere enorme portarveli sul canale. Clicchiamo subito su acquista e non ci pensiamo due volte. Eccolo qui ragazzi. Sulla parte destra dello shop ragazzi, oltre a tutte queste novità che vi ho già nominato, c'è qualcos'altro. Infatti riguarda un emote, una versione estesa e soprattutto modificata di pioggia di fuoco. In questo caso ragazzi, anziché lanciare banconote andrà a lanciare delle monete, fantastica. Andiamola a vedere subito, ascoltiamola un po'. Piace un sacco raga, è troppo bella. La musichetta di sottofondo ovviamente ha subito una variazione, una sorta di remix. E mi piace il fatto che come emote sia molto lunga ragazzi, quindi non va a terminare subito. Anzi in realtà non so nemmeno se termini, ce l'andiamo ad acquistare subito perché ragazzi questa è fantastica, eccola qui. Sempre sulla destra abbiamo Specialista Ricognitore, una skin vecchissima di questo gioco ma che vale davvero la pena comprare. È troppo ma troppo bella, andiamo subito a vedere Spettro e ascoltare il suo suono. Ok. Ah, mi sono dimenticato di far ascoltare il piccone del rider fortunato. Vediamo un pochettino qui. Distruttore di smeraldo. Non ci fa impazzire, ragazzi. Un altro motto da 500 V-Bucks, un passo avanti. Bella, 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 ma non fa per me, ragazzi. Concludiamo con Fortuna, vi faccio vedere tutte le wrap su ogni singolo oggetto del gioco, eccovele qui. È bella, ci sta.
Fatemi poi sapere ovviamente qua sotto tra i commenti che cosa andrete ad acquistare voi quest'oggi e soprattutto se utilizzerete il mio codice creatore JKR Martex. Ultimo item, monete fortunate. Eccolo qui, il nostro backpack da 200 V-Bucks che vado ad acquistare subito e ve lo faccio vedere anche in game. Eccolo. Per 300 V-Bucks mi andrei a prendere anche fortuna, ovviamente siamo arrivati fin qui. Che dici? Non te lo prendi? Quindi mi manca solamente una cosa per andare a concludere questo set, ragazzi. Questa l'abbiamo già presa, manca la pentola d'oro. Però ragazzi, voglio che supportiate questo video. Non appena questo video supererà i 5000 likes, ragazzi, andremo a shoppare in live pentola d'oro. Sapete che faccio queste cose? L'unico mio fail è stato quello lì del gatto, quindi del backpack. Mi spiace ancora per quel fail, ma sapete che ogni volta che dico che vado a shoppare una cosa, alla fine la shoppo per davvero. Quindi grazie ancora per tutto il supporto che mi offrite tramite ogni singolo video. Si può dire che manchi solamente un deltaplano per andare a completare questo intero set, ragazzi, di San Patrizio. Perdonatemi per il piccone, ragazzi, ma di picconi verdi, almeno che si avvicinano a questo stile, solamente questo. Eccoci qui in gioco con la skin appena acquistata, ragazzi. Devo dire che si presenta davvero bene. Fatemi poi sapere voi che cosa ne pensate di essa. C'è questa mini animazione mentre saltiamo. Guardate le monetine che saltano. Ma vabbè, ragazzi, il tutto mi piace troppo. Quindi adesso manca solamente il piccone. Ragazzi, sta tutto quanto a voi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Se così fosse, invito a lasciare un bel like e condividerlo con tutti i vostri amici. Mi raccomando, fategli vedere che cosa c'è quest'oggi nello shop e fateli iscrivere soprattutto al canale. Taggatemi in quelle che sono le vostre storie di Instagram mentre state effettuando un acquisto utilizzando il mio codice. Vi ricordo che vi basta cliccare qui in basso a destra su supporto a un creatore e digitare al centro JKR Martex tutto attaccato. Noi ci becchiamo molto ma molto presto. Un salutone da Martex. Sia, brothers.